Maxi, sequestro di droga, portato a termine dagli uomini della Polizia di Stato di Ravenna. 55 kg di droga, marijuana sequestrati sabato pomeriggio, erano nell'abitacolo di una vettura condotta da un cittadino albanese di 22 anni, in regola. È stato sottoposto a controllo perché gli operanti, i poliziotti dell'antidroga, hanno visto un carico voluminoso in questa macchina e quindi è stata richiamata la loro attenzione. Quando hanno aperto l'abitacolo hanno capito immediatamente trattarsi di droga, ma la sorpresa più grossa è stata quella di trovare altri quattro sacchi con la stessa droga celati all'interno del bagagliaio, quindi 55 kg, più di 40 panetti già pronti per essere immessi sul mercato. Stiamo parlando di un livello elevato, dove Ravenna in questo caso è stato un centro di smistamento perché era diretto verso un'altra realtà cittadina. Ravenna in questo caso, alcuni dati oggettivi la mettono come un'area nella quale sono stati fatti recentemente diversi sequestri record di diversi tipi di sostanze stupefacenti, parliamo di eroina e l'operazione Red Sugar dell'antidroga di qualche tempo fa ne è la conferma, decine di chili di eroina, di cocaina, in questo caso di un'altra tipologia di sostanza stupefacente. Evidentemente ci sono delle figure che riescono ad inserirsi in un contesto di profilo elevato nel traffico di sostanze stupefacenti. Quindi questi quantitativi non sono evidentemente per la sola realtà ravennate, che non avrebbe neanche la capacità di assorbire un quantitativo di droga del genere, ma sono destinati ad altre realtà di altri contesti regionali addirittura. Sul mercato quanto potevano rendere questi chili di marijuana? Abbiamo fatto una proiezione di quelli che sono i costi del grammo sul mercato e possiamo tranquillamente sostenere che una partita di droga del genere potrebbe valere intorno ai 250 mila euro, un quantitativo elevato che mal si concilia naturalmente anche con l'attività del soggetto che lo deteneva perché risulta come manovale. Quello che con tutta probabilità è il corriere, quindi cittadino albanese di 22 anni, ora dove si trova, cosa rischia? Beh, chiaramente il quantitativo è elevatissimo, quindi ha un profilo elevato come soggetto che deteneva sostanza stupefacente per lo spaccio di alto profilo. È vero che è incensurato, ma il quantitativo in questo caso segna la sua sorte giudiziaria, ovvero un caso di alto livello. Ha scelto la via del silenzio, non ha collaborato, non ha detto nulla. Speriamo che qualcosa succeda durante gli interrogatori di garanzia. Adesso sicuramente prossimamente sarà interrogato. Il caso è seguito dalla Procura della Repubblica di Ravenna e dal sostituto procuratore, la dottoressa Daniello. Speriamo che in quella circostanza fornisca qualche ulteriore elemento. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.